Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Tra un mese esatto sarà Natale, siete contenti? Sì, è una festa che, come dire, riempie il cuore di gioia, poi soprattutto per i bambini, per cui perché no? Una cosa che vi piace o una cosa che non vi piace del Natale? Come dire, che viene amplificata e perde un po' i suoi connotati originali. Se si mantenesse per come dovrebbe essere, andrebbe benissimo, insomma. Cioè, questa esternalizzare i vestiti, le cose, insomma, vabbè. Probabilmente se ne potrebbe anche fare a meno, insomma, ci sono altri problemi. A me piacciono le luci, l'atmosfera è bella. Allo stesso tempo la gente è troppo nervosa perché la corsa ai regali, dovrebbero essere tutti più buoni, in realtà sono tutti più nervosi del solito, più inferociti perché devono fare, disfare, comprare. C'è una cosa dovuta, cioè devi fare i regali quando probabilmente puoi farlo anche al 17 di settembre un regalo a una persona cara, però a Natale c'è da scatenarsi in questa cosa. Proprio a proposito della corsa ai regali, secondo i dati di Privalia Watch, il 42% delle donne inizia a pianificare i regali già a novembre, mentre gli uomini aspettano l'ultimo minuto. Come funziona per voi? Sì, è anche una questione di tempo, no? Insomma, dipende da come uno è messo. Io tempo ne ho poco, quindi per forza di cose devo nei ritagli trovare, ci arrivo sempre tardi, insomma. Questo, l'idea magari ce la metto prima, ma poi la realizzazione arriva sempre all'ultimo momento, insomma. Sì, confermo, è una prerogativa più femminile quella di organizzarsi per tempo e scegliere il regalo con più cura, con più... All'uomo non interessa fondamentalmente, lo fa, ma se potesse evitare, eviterebbe, secondo me. Inizierà in questo mese il periodo della corsa ai regali. Lei ha in previsione di spendere più o meno dell'anno scorso? Come l'anno scorso. Su quali tipo di regali si pensa di buttare? Su oggetti design? Ho tre nipotini, una bimba di 5 anni, uno di 10 e uno di 14, quindi devo seguire le loro richieste, poi ovviamente i familiari, i parenti, sì. Quindi ha già fatto una lista, i nipotini hanno già fatto una lista per Babbo Natale o insomma sono ancora un po' confusi anche loro? Ma il più grande vuole i soldi, sì, e quindi lo accontento, gli altri me lo specificheranno. Il mondo online si dimostra grande alleato durante il Natale, il 74% degli italiani ritiene infatti che l'e-commerce faccia risparmiare sia tempo che denaro. Lei acquista online o preferisce negozi tradizionali? No, io tradizionale, acquisti tradizionali. Mi piace vedere, scegliere, guardare, non così a sorpresa, no? Perché un conto è vederli in fotografia, un conto è vederli realmente come sono, cosa fanno. Tra un mese esatto sarà Natale, è contento? Sì, è una festa che si è sempre rispettato, bene, io ho sempre rispettato, cioè contento, sì, speriamo che porti delle cose buone. Che cosa le piace e che cosa non le piace del Natale? Vabbè, che non mi piace non posso dire niente, mi piace come festa, come, siccome sono religioso, anche tutto quello che può essere una persona cattolica. Il significato del Natale? Il significato, sì. Stare insieme ai parenti, ai familiari, cioè è una festa che unisce anche un po' così, cioè porta... Quindi sta per iniziare il periodo della corsa ai regali natalizi. Lei ha in previsione di spendere di più o di meno rispetto all'anno scorso? Di meno perché la crisi penso che abbia colpito un po' tutti. Continua nonostante alcuni ci sono dei dati positivi a livello di commercio, di industria? Ma penso che
Sì, i dati positivi li sentiamo perché tutte le sere siamo vicino al televisore, però questi dati proprio non è che li vedo tanto positivi. Cioè, poi c'è gente che, cioè, che giovani specialmente, che non hanno lo stipendio, che non hanno lavoro, quindi ora hanno delle difficoltà che io da pensionato, anche se ho qualche anno in più, forse non ho, ecco.